Buongiorno amici, oggi conosceremo da vicino il blockshaft. Voi direte: cos'è il blockshaft? Beh, il blockshaft è quello strumento, forse l'unico strumento, che rende sicuro il vostro camper al 100%. Attenzione, rende sicuro il fatto che non ve lo portino via. Cioè, a quel punto solo un carro attrezzi potrebbe veramente farvi sparire il proprio mezzo. Eccolo qua, il nostro piantone. Bene, quello che faremo adesso è andare dall'installatore per montare il piantone che Blockshaft mi ha mandato giù per il mio mezzo. Vorrei ricordare a tutti che questi piantoni non sono tutti uguali, infatti l'azienda chiede eventualmente i dati del libretto per poter capire se c'è da fare una modifica sul posto oppure se c'è da cambiare completamente il piantone. In questo caso sul mio camper il piantone è completamente da sostituire, quindi è quello che faremo. Blockshaft è senz'altro il prodotto d'eccellenza per proteggere il camper. Io penso che sia forse l'unico e il definitivo antifurto che mi sentirei di consigliare. Ma prima di dire come funziona, andiamo a montarlo. Bello pesante. Sì, Gilli, con questa modifichina dopo posso andare in ferie tranquillo quest'anno. Quest'anno non voglio nessun tipo di patema. Opla! Ecco qua, il blockshaft è caricato. Andiamo ad installarlo. Ecco dove monteremo il blockshaft, da Luca Gomme, LG Garage. Qua ci sono le mie due vetture, la Spider e il furgone, che porto tutte e due in manutenzione. Dico, loro mi hanno chiesto il libretto per non fare errori. È proprio il piantone modificato? Sì. Ma l'ha già fatto lui? Sì, è già tutto. Oh, bello. Sì, hanno già fatto tutto loro, una cosa. Non dovessi parlare io. No, anzi, secondo me è già tutto. Sì, hai capito? Sì. Penso che la modifica sia questa, vedi? Sì, quello. Penso che ci siano forse alcune da fare così sul posto. Anche secondo me. E altre invece che sono proprio da modificare proprio sul piantone da fatto dalla casa, insomma. Sì. Ok? Sì, dopo tu hai quella chiave lì. Sto calcolando la regolazione, no, ti viene messo il basso. Ok. Sì, ti dovrò forare le plastiche. Va bene, sì, beh, quello che. Un pochettino lì. Certo. Cioè, sembra un lavoro fatto bene. Te lo fanno su misura e poi ti danno la garanzia sul prodotto. Ok. Ah, con questo fai fatica, eh. Ah, con questo qua non lo porti via di sicuro. Non lo porti via di sicuro. Però caricare un Ducati. Beh, devi caricarlo sul carro attrezzi. Sì, devi mettere su a carro attrezzi. No, diventa dura. Le macchine le rubano con i carro attrezzi. Ah, sì? Sì, no, quello è vero. Sono degli scarabili chiusi, telonati. Se viene giù scarabile, te le infilano dentro e va via. Certo. Supercarlo rubano tanti così. Te ne dovresti accorgere perlomeno, ok? Va bene, dai. No, perché dopo mi danno all'advertiser e l'advertiser dal via rispetto a te, chissà quanti anni fa. Ma che so che il porta in via. Sei sempre un bel lavoro, sai che sei un meccanico? Sì. Dimmi, Loris, come andiamo? Questa è abbastanza precisa. Va benissimo. Perfetto. Ok. Mi dicevi per il sistema di cui mi parlavi? Non vede tanto avviamento, è che praticamente quando c'è questo inserito, sì, il furgone non fa l'avviamento. Non fa l'avviamento. Quindi in sostanza per avviare il motore bisogna inserire la chiave dopo. Sì, una volta. No, se no non fa l'avviamento. Se non fa l'avviamento, perfetto. Così mi piace. Ok. Invece quando hai il segnale acustico è solamente un LED che viene portato qua. C'è un LED che lo mettiamo dove. Sì, dove preferisci, tu. Certo. Un LED che è solamente il LED che ti dice che c'è inserita la chiave. Ah, più senso, cioè, c'è una protezione in più in questo caso in fase di avviamento, quindi è molto difficile da montare quel lavoro qua? No, è abbastanza semplice. Ok. Insomma, con un po' di pazienza si fa e penso che sia anche la cosa migliore a questo punto, perché io non sapevo di questa cosa qua, ad esempio del LED. L'ho tirato fuori prima, c'è proprio la sua centralinetta. Certo, va bene Loris. Va bene, certo. Allora niente, io dai, spero di finirtelo questa sera. Sì, beh, tu vedi, tu non è un problema, tanto se non finisco ti dico qualcosa. Sì, tranquillo, ci sentiamo dopo, mi fai sapere. Ok, perfetto, grazie. Ciao, grazie.
vediamo da vicino come funziona il nostro blockshaft. Abbiamo la chiave, ovviamente c'è anche una chiave di ricambio. In dotazione ti danno anche un comodissimo cordino da applicare al portachiave originale della macchina. Robusto, devo dire, molto molto efficace. Ora, per sbloccarlo non facciamo altro che inserire la chiave, un piccolo movimento verso l'alto e si sgancia il blockshaft. In questo caso lo sterzo si muove. Ricordiamo che per una migliore efficacia di questo prodotto lo sterzo si blocca anche con tutto il volante girato, quindi non per forza bisogna tenere dritto il volante. Una domanda che mi è stata fatta, che mi è stata posta, dicendomi: beh Matteo, ma il blockshaft bisogna tenerlo dritto il volante quando si blocca lo sterzo? No, in realtà puoi anche girare tutto il volante e il blockshaft blocca comunque il piantone. Ora vi faccio vedere cosa c'è in dotazione nel blockshaft 2. Come avete visto, il blockshaft 2 è un'evoluzione del primo piantone nato come il re degli antifurti. In dotazione con il blockshaft 2 ti viene dato il sensore che va applicato alla centralina per inserire e disinserire la funzione di accensione della macchina e di segnalatore del blockshaft attivato. All'interno della scatola poi abbiamo questa centralina con all'interno un piccolo cicalino che ci avvisa dell'attivazione del sistema di sicurezza. Questa piccola centralina ha dei fili che fuoriescono che verranno poi attaccati al blocchetto di accensione, come riportato dalle istruzioni fornite all'interno della scatola del blockshaft 2. Mi raccomando, l'installazione di questo sistema è obbligatorio. Sull'interno della scatola vediamo delle pratiche istruzioni raffigurate, dove viene spiegato sostanzialmente, come ci ha detto il meccanico Loris poc'anzi, le varie modalità di installazione. All'interno della scatola in dotazione ci sono anche due adesivi da applicare ai finestrini delle portiere per scoraggiare eventuali malviventi. Inoltre c'è anche l'adesivo da attaccare all'interno con il logo del blockshaft 2. Carini. Di questo sacchetto abbiamo invece l'adesivo da mettere intorno alla spia LED, che è quella che ci dirà se il blockshaft è attivo o disattivato. Una cosa invece molto interessante alla quale siamo arrivati io e il meccanico Loris è quella dei bulloni attaccati al piantone. Dovete sapere che questo piantone, essendo comunque un piantone originale modificato con il blockshaft, potrebbe eventualmente essere smontato per essere sostituito con un piantone che eventualmente un ladro si porterebbe dietro. Un caso che è raro, ma potrebbe accadere. Per evitare che il ladro possa mettere su un piantone originale e portarti via il camper, mi sono fatto spedire direttamente dall'azienda dei bulloni a strappo. Questi bulloni a strappo che qui vedete nel sacchetto andranno messi al posto dei bulloni originali del piantone per evitare che così qualcuno possa svitarli per poter sostituire con una certa facilità il piantone originale. Una soluzione sicuramente che farà da deterrente e da valutare in futuro se doveste acquistare questo tipo di accessorio. L'azienda poi fornirà anche un libretto di condizioni di garanzia con una piccola smart card e un codice QR per attivarla direttamente dal sito internet. Ora vi leggo un piccolo estratto della garanzia del blockshaft, un quesito che in tanti si sono posti in una vecchia nostra live, dove si parlava della garanzia del prodotto e soprattutto della decadenza della garanzia originale della vettura. Cosa viene garantito? Blockshaft SRL garantisce che tutte le parti del dispositivo blockshaft sono esenti da difetti di fabbricazione o di materiali, se utilizzate in modo corretto. Per la durata di 10 anni dalla installazione eseguita a regola d'arte, blockshaft garantisce il ripristino gratuito della funzionalità in caso di malfunzionamenti o difetti eventuali. Garantisce poi per 24 mesi dalla data di installazione la corretta funzionalità dell'avvisatore acustico e dell'avvisatore luminoso, nonché della serratura e delle chiavi. Blockshaft si impegna a fornire i nuovi elementi gratuitamente. Comunque, tutti i dati e tutto quello che riguarda la garanzia è ben notificato in questo libretto. Importantissimo. Bene amici, detto ciò, per poterlo acquistare vi lascio il link di acquisto sotto in descrizione a questo video. Io ragazzi mi sento di consigliarvi vivamente l'acquisto di questo prodotto, perché penso che, come ho detto e ribadito all'inizio, è l'unico oggetto che salvaguarda veramente il nostro mezzo. Ebbene ragazzi, se vi è piaciuto questo video mettete un bel like e, mi raccomando, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora già fatto. Ma soprattutto cliccate la campanella in alto a destra per rimanere sempre aggiornati sui nuovi contenuti di Sbragliando. Ciao! Chow, 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 chow.